Bentornati a tutti a questo nuovo video. Finalmente, dopo i tanti shorts, reel, chi più ne ha più ne metta, andiamo a fare l'unboxing ufficiale della Collector Edition di Payday 3. Questa è la box dell'Xbox Series X, ma poi troviamo anche per PC. Solo una questione di gioco che poi vi ricordo che è anche gratuitamente nel Game Pass, quindi non vi serve sicuramente acquistarlo per giocarci. Ma questa collector era troppo bella, poi sta avvicinando Halloween, quindi sicuramente ne troveremo un uso da fare. Il gioco, è inutile che ve ne parli, è un grande classicone. Hanno sicuramente migliorato qualcosa, qualche problema con il server iniziale, ma ragazzi, che ve lo dico, a fare adrenalina allo stato puro e divertimento, fare rapine. Ed ecco qua cosa troviamo all'interno della nostra Collector Edition. Questa maschera. Non pensavo fosse così grossa, non pensavo fosse così bella. Mi piace davvero tanto. Materiale, tipo plastica dura, ma veramente in effetto, e dentro abbiamo tutto un interno molto comodo e anche, come vedete qua dietro, il supporto per tenerla è di quelli importanti, eh? Quindi se volete usarla tutto il giorno per fare delle rapine, penso che sia comodo. Magari manca un po' di fiato quando dovete correre e scappare dalla polizia, ma per il resto è consigliatissima. Quindi a tutti i ladri del mondo questa è una buona collector, se sicuramente qualcuno gli verrà l'idea nel mondo di fare il simpatico e fare le rapine con questo. Poi vabbè, andiamo a vedere il gioco. Non l'ho ancora aperto perché tanto è gratuito e meglio avere tutto ben sigillato in caso poi di vendita, che aumenterà sicuramente il suo valore col tempo. Questa polverina cinese. E poi non è finita, perché tiriamo su la maschera e, tolta la custodia, troviamo altre cose all'interno, ovvero il supporto per la maschera, molto carina come idea, anche perché è sicuramente anche un accessorio, diciamo, da arredamento, che nella sua bellezza sicuramente, se uno ha una scrivania o un armadio, sicuramente questa maschera ci starà egregiamente. Quindi accessorio porta maschera, poi adesivi per tutti i gusti, molto carini anche questi, che sono qui insieme con l'immancabile maschera e le facce dei personaggi di Payday, colori bianco e nero. Poi abbiamo dei bei loghi, il Collector's Club, e qui vabbè, abbiamo ripresi dal gioco i vari cartelli e i cartelli delle telecamere di sicurezza. Altra cosa molto carina per i giocatori, vabbè, io non sono un giocatore d'azzardo, ma sicuramente questo mazzo è molto molto figo. Guardate come è fatto, tutto dorato e nero, e al posto dell'8, il 9 e il 10 abbiamo gli uomini in maschera. E poi questo qua, guardate gli assi di fiori come sono fatti, molto molto carini. Guardate questi K quanto sono fighi. Come vedete, un mazzo veramente incredibile dietro le mappe. Quindi anche questo mazzo, devo dire, è originale, molto carino. Altro pezzo che potrebbe essere da collezione, le carte secondo me attirano tanto. E poi per finire abbiamo lei, la busta col sigillo. Vediamo un po' cosa ci dicono. Questo è l'immancabile logo. Qui abbiamo una lettera dal collettivo Supreme, quartier generale. Come vedete è una mezza lettera di ringraziamento, però vi ho fatto leggere quello che non tutti possono leggere, perché non tutti hanno comprato la Collectors. Quindi, come vedete, dovete mettere un bel like anche per questo. Ok ragazzi, la Collectors è finita, ovviamente il pezzo forte è questo, noi lo sapevamo, il gioco è sicuramente un gioco divertente, quindi consiglio anche il gioco. A voi non resta che iscrivervi al canale, mettermi un bel like, scrivermi nei commenti cosa ne pensate, se l'avete comprato, se lo comprerete. Io, se ce n'è rimasto qualche copia, non credo, ma se c'è ve la linko come al solito in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima recensione e unboxing, buon divertimento! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.